se mi colpo uguale assessore alla cultura mi viene da ridere. Adesso è anche cavaliere. Posso dire, posso per presidente, no, dire il fatto che consegui del buon umore in situazioni veramente, come dire, difficile, per non usare espressioni storiche. Allora devo dire che mi giro di libri per un po' di buon umore anche a me, allora il morale quelli dementi e demenziali c'erano Massimo Cotto ed io, che nonostante, però vedete, c'è una cosa da dire e questo mi sia, posso lasciatemi togliere un sassolino dalla scarpa, ma è una cosa mia personale. Che non ha niente a vedere con la biblioteca, ma che ha a vedere con la vita pubblica di questo paese e soprattutto con una cosa che io compatto da una vita e che mi dà un fastidio da morire, cioè quando sento usare la parola comico come un termine deteriore. Ah, ma tu sai, un comico, ecco. Volevo solo ricordarvi una cosa, e questa è una cosa. L'ultimo Nobel che l'Italia ha vinto l'ha vinto un comico. L'ultimo Oscar che l'Italia ha vinto l'ha vinto un comico. Un comico è diventato rappresentante di uno dei maggiori partiti d'Italia e, se mi concedete un briccio, cioè a spalle, cioè, facendomi largo a spallate, mi ci metto anch'io, un comico è diventato l'autore italiano più venduto nel mondo. Ora, a questo punto, io credo che un pochino la parola comico vada rivalutata, anche perché un comico ha una caratteristica: fa ridere quando vuole lui, non suo malgrado. Questa è una cosa molto importante. E poi l'altra cosa è che è la chiave di accesso al mondo. Di solito un comico ha una caratteristica che molti uomini politici non hanno: un comico è simpatico alla gente. Basta, questa è una roba mia.